In uno dei tanti libri o libretti che vengono pubblicati per il Giubileo, una piccola valanga cartacea, ho trovato questo paragrafo che vorrei leggervi in apertura. È un paragrafo un po' provocatorio, ma che ha la sua anima di verità. Scrive questo autore: facciamo un'ipotesi che fra tanti e tanti anni del grande giubileo dell'anno 2000, che si badi bene è l'ultimo del secondo millennio e non il primo del terzo millennio, tutto sia dimenticato, tranne due fogli di carta patinata che si trovano inseriti in molti rotocalchi. Uno è intitolato Il simbolo del giubileo e reclamizza su licenza esclusiva del Comitato Centrale del Grande Giubileo dell'anno 2000 l'orologio Jubileum, realizzato in 2000 esemplari e pagabile a rate mensili di 100.000 lire. Il prezzo non è detto. L'altro dépliant propone la penna Jubileum su, si cita, licenza esclusiva mondiale dei Musei Vaticani, sempre in 2000 esemplari, eccetera. La domanda: che cosa penserà l'archeologo che troverà i due fogli? Ecco, lasciamo la risposta naturalmente alla fantasia di tutti noi. In realtà, il rischio che tutti gli eventi, non soltanto questo evento giubilare, tutti gli eventi possano alla fine quasi dissolversi nell'interno di questa sabbia che è quella dei commerci, degli eventi straordinari, dello spettacolo, delle realtà estrinseche, c'è sempre, è sempre in agguato. Proprio per questo motivo è necessario, lo è stato fatto da parte anche di voci autorevoli, è necessario che si ritorni più spesso, soprattutto in questo periodo di preparazione e in maniera particolare poi dopo, quando l'anno giubilare sarà iniziato, si ritorni alle radici autentiche. Solo che le radici autentiche, che noi abbiamo in un certo senso elencato in un indice nell'ultimo nostro incontro, non sono facili da trovare, formulate in una maniera nitida ed esplicita. Ciò che noi faremo questa sera, infatti, dimostrerà come tutti sanno e tutti dicono che il giubileo è un elemento di sua natura interreligioso, perché ha come punto di partenza proprio un testo ebraico, un evento ebraico, una celebrazione di Israele. Il testo che noi commenteremo questa sera è uno solo, è in realtà neppure un capitolo intero, del libro del Levitico, è il capitolo 25. Quindi è un evento di sua natura interreligioso. Ebbene, questo evento è stato assunto dalla cristianità e ha avuto un'ulteriore sua vita, un'ulteriore sua esperienza. Però questa esperienza ha sempre la sua radice, il suo punto di partenza in quel testo. Ebbene, quel testo non è di facile lettura. Ve ne accorgerete già questa sera, anzi per molti versi questo capitolo 25 del Levitico è anche di noiosa lettura, perché si tratta, come è un po' per tutto questo libro del Levitico, mi pare di aver detto l'ultima volta che io sono convinto che ben pochi di voi hanno letto integralmente il Levitico, perché è effettivamente una sua fatica. Ebbene, questo testo così complesso, così arido, in realtà dentro di sé, come in un bozzolo, come in un involucro, ha dentro di sé proprio tutta quell'energia, quella forza che è stata poi alla base del giubileo successivo, nell'interno anche della tradizione cristiana. Ma bisogna spezzare l'involucro, bisogna riuscire a scoprire
questo respiro che a prima vista sotto la lettera della legge non si sente. Ma devo in realtà spezzare una lancia a favore del libro del Levitico, perché il Levitico non è tutto normativa sacrale e rituale, non è solo legislazione liturgica, non è soltanto il libro dei preti, per intenderci, come dicevamo, cioè il libro della tribù di Levi. Noi questo brano lo troviamo nell'interno dei capitoli 17-27, facciamo globalmente l'ultima parte del libro, che è la cosiddetta legge di santità. E questa santità lo si spiega accuratamente, ma un po' tutti ormai possono immaginarla, a prima vista non è la santità a cui pensiamo noi, cioè la santità dei santi cristiani o dei santi di tutte le religioni che hanno scelto attraverso la loro adesione a Dio, ai grandi valori, hanno scelto di consacrare tutta la loro esistenza e la loro testimonianza. In realtà siamo in presenza di una santità di tipo sacrale, di tipo rituale, cioè è un complesso di elementi che costituiscono la costruzione della perfezione del rito, della purezza del rito, e quindi come tale le norme devono essere soprattutto di tipo estrinseco più che interiore. Ecco, noi naturalmente ci incontriamo con la sequenza costante di queste norme che per esempio riguardano le purificazioni rituali, sapete, quelle purificazioni che anche a Gesù davano un certo fastidio, come troviamo nei Vangeli. Ci incontriamo con norme di una minuzia estrema riguardante persino le composizioni dei tessuti che devono essere indossati ritualmente. Ci si preoccupa persino di una lebbra che può essere nelle mura, nelle pareti delle case, ed è nient'altro, non sono nient'altro che le efflorescenze del salnitro, che però vengono considerate come in qualche modo una malattia del muro. Quindi siamo in presenza di elementi che sono molto remoti dalla nostra sensibilità, anche se adesso c'è un certo gusto nel ritornare alla ritualità, e questo può essere anche positivo. Però devo spezzare una lancia, dicevo, perché se per esempio noi guardiamo il capitolo 19 di questo libro, e leggiamo così un paragrafo, per esempio dal versetto 11 in avanti, sentiamo però appelli anche di questo genere che, come sentirete, hanno nell'interno dei frammenti di luce, cari anche a Gesù, non ruberete né userete inganno, si dice nel capitolo 19 dal versetto 11 al 18, né userete inganno o menzogna gli uni a danno degli altri. Non giurerete il falso servendovi del mio nome, perché profaneresti il nome del tuo Dio. Io sono il Signore. Non opprimerai il tuo prossimo, né lo spoglierai di ciò che è suo. Il salario del bracciante al tuo servizio non resti la notte presso di te fino al mattino dopo. Non disprezzerai il sordo, né metterai in ciampo davanti al cieco. Ma temerai il tuo Dio, io sono il Signore. Non commetterai ingiustizia in giudizio, non tratterai con parzialità al povero, né userai preferenze verso il potente, ma giudicherai il tuo prossimo con giustizia. Non andrai in giro a spargere calunnie fra il tuo popolo, né coopererai alla morte del tuo prossimo, io sono il Signore. Non coverai nel tuo cuore odio contro il tuo fratello, rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Non ti vendicherai e non serberai rancore contro i figli del tuo popolo, ma amerai il prossimo tuo come te stesso, io sono il Signore. Osserverete le mie leggi, eccetera. Voi sentite nell'interno di questo brano un respiro che diremmo quasi profetico, tra l'altro scandito da quella professione di fede: io sono il Signore, che è il garante della moralità. Diverso è il tenore di tante altre pagine, e un po' anche della nostra pagina, quella del capitolo 25 dal versetto 8 fino al versetto 55. Questo brano dedicato al Giubileo è un brano che ha però un dosaggio. Da un lato, mentre io ve lo leggerò, spero di riuscire a leggervi e commentarvi tutto questo brano,
voi sentirete un po' il peso della legalità e del legalismo persino. Ci sono delle normative di tipo giuridico accuratamente circoscritte e delimitate, col linguaggio tipico che è quello dei codici. Ma dall'altra parte sotto sentirete che c'è qualcosa di più. C'è il respiro della moralità. C'è il respiro dell'esistenza. Se volete, ancora dalla santità, che è la santità rituale, andiamo ad una santità più profonda, più etica, più esistenziale. Sono sei i paragrafi che costituiscono questi versetti dall'8 al 55. Gli studiosi su questi sei paragrafi hanno dato indicazioni molto diverse anche sulla loro origine. Non sembra che tutti siano dello stesso periodo, ma siano frutto in alcuni casi anche di aggregazioni ulteriori, cioè sia una legge un po' viva che è stata attualizzata nel tempo, è stata perfezionata, che ha avuto anche delle variazioni. Cominciamo con la prima, primo paragrafo, arido questo, puramente cronologico potremmo dire, è la normativa per la data del giubileo. La data e la celebrazione. Sono i versetti 8-12. Ve li leggo così come suonano. Conterai 7 settimane di anni, cioè 7 volte 7 anni. Queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Al 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba dell'acclamazione. La traduzione non è corretta perché non è la tromba ma il corno dell'acclamazione, e non è usato il termine jobel a cui facevamo riferimento, ma il termine più generico rituale che si usa nella liturgia sinagogale anche oggi, cioè lo shofar, il corno di montone. Nel giorno dell'espiazione farai squillare la tromba, il corno, per tutto il paese. Dichiarerete santo il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non farete né semina né mietitura di quanto i campi produrranno da sé, né farete la vendemmia delle vigne non potate. Poiché è il giubileo, esso vi sarà sacro, potrete però mangiare il prodotto che daranno i campi. Dunque, che cosa abbiamo? Abbiamo, nell'interno di questo paragrafo introduttorio, abbiamo almeno due elementi che meritano di essere considerati. Primo, la data accuratamente campita, definita del giubileo. Dare la data, indicare la cronologia, non è un elemento marginale per una religione, per una spiritualità di tipo storico come quella biblica. Un grande filosofo mistico ebreo, di cui avete sicuramente sentito parlare, che ha scritto un bel libro sul sabato, cioè Joshua Abraham Heschel, ha scritto che le feste per Israele sono la cattedrale che essi costruiscono nel tempo. Come c'è una cattedrale nello spazio, che è il luogo della sinagoga, per noi sono i nostri templi, così c'è un tempio nel tempo. Quindi definire le date, delimitarne, vuol dire in un certo senso entrare in un luogo sacro, uscire dalla profanità, uscire cioè dalla ferialità, dalle date qualsiasi, ed entrare nell'orizzonte santo. Ed ecco che siamo, come si diceva, il 10° giorno del 7° mese, cioè, e lo si specifica poi, nella festa del Kippur, dell'espiazione, quella che gli ebrei, la tradizione aramaica, per esempio il trattato del Talmud, che definisce, che spiega la celebrazione del Kippur, la festa dell'espiazione, del perdono dei peccati, è intitolato semplicemente Yomà in aramaico, che vuol dire Yom in ebraico, è il giorno, era il giorno più importante dell'anno quasi, il giorno più sacro, in cui la comunità, vedete, per questo è collegato un po' il giubileo, in cui la comunità si rigenerava
essendo perdonati i peccati, si ricominciava da capo, si chiudeva il libro del passato con tutto segnato dai segni sghembi, dagli squarci, dalle macchie, delle colpe, e si iniziava una vita nuova. Avete anche sentito una seconda cosa. Quindi la data è importante, per di più collegata al Kippur, ma avete sentito anche una seconda cosa, che si dice già, nell'interno di questa nota sulla data, si indica anche tutto il contenuto, in sintesi, del Giubileo. Si indicano già quegli elementi che tra poco noi spiegheremo e che riguardano appunto il riposo della terra, che abbiamo già elencato l'ultima volta, la liberazione degli schiavi, il riscatto delle terre e così via. E c'è però un'espressione molto importante, infatti si dice: proclamerete la liberazione. Tutto il Giubileo è attorno a questo termine, che in ebraico è il termine Dror, che tra l'altro l'ebraico assume probabilmente dalla letteratura mesopotamica, cioè dai popoli vicini dell'Antico Oriente, dove c'era il termine Anduraru. Doror, Anduraru, sentite la stessa radice, che indicava l'amnistia del re, ed era un'occasione di grande festa quando c'era l'Anduraru, quando c'era cioè la possibilità di ritornare ancora, tanti che erano schiavi diventavano liberi, tanti che erano prigionieri uscivano dal carcere, i debiti venivano rimessi e così via. Ecco, è una data perciò questa del Giubileo, si dice, in cui si deve proclamare la liberazione. È un grande corale respiro di sollievo che esce da un popolo intero. Secondo paragrafo. Entriamo ora nella normativa più ardua, più precisa in questo caso, giuridica. I versetti 13-17 sono il secondo paragrafo. E riguardano, questi versetti, la compravendita dei terreni, cioè, detto in altri termini, le transazioni fondiarie. Queste transazioni, ovviamente, già l'abbiamo sentito prima, se a un certo momento, col Giubileo, le terre devono ritornare ancora ai padroni di prima, le acquisizioni dei terreni che vengono fatti in epoca precedente devono essere ritmati, regolati, scanditi sul Giubileo, perché il Giubileo riporta ancora tutto da capo, cancella un po' tutto. Ed ecco allora la normativa così come suona. In quest'anno del Giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo, quell'ideale, lo dicevamo, di uguaglianza, quell'ideale del ritorno ancora alle radici, alle origini, un popolo unito, un popolo di eguali, egalitario al massimo. Quando vendete qualcosa al vostro prossimo, o quando acquistate qualche cosa dal vostro prossimo, nessuno faccia torto al fratello. Regolerai l'acquisto che farai dal tuo prossimo in base al numero degli anni trascorsi dopo l'ultimo Giubileo. Egli venderà a te in base agli anni di rendita. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterà il prezzo. Quanto minore sarà il tempo, tanto più ribasserà il prezzo. Perché egli ti vende la somma dei raccolti. Nessuno di voi danneggi il fratello, ma temete il vostro Dio, perché io sono il Signore vostro Dio. Che cosa dobbiamo dire di questo paragrafo? Avete capito il principio? Il principio è quello di far sì che quando si vendono i terreni valgono di più se più è lontano il Giubileo, evidentemente, perché se siamo alle soglie del Giubileo il terreno vale poco perché dovrà essere subito restituito al proprietario di partenza. Ma c'è, se questa è chiara quindi, c'è una norma che è abbastanza interessante, anzi direi ci sono due note che vorrei che fossero considerate. Quando si dice egli, chi sta vendendo, ti vende la somma dei raccolti, perché si parla dei raccolti e non della terra? Perché in realtà in Israele, strettamente parlando, la terra non si vende mai. La terra
non è di proprietà neppure, in ultima istanza, della tribù o della famiglia, in quella famosa ripartizione che quando sono entrati nella terra promessa è stata elencata nel libro di Giosuè, in pagine tra l'altro difficilissime da leggersi, con tutti quegli elenchi di mappe, di luoghi, di nomi. Ciò che di cui io posso disporre, ciò di cui la tribù può disporre, è soltanto il raccolto di quell'anno, la possibilità di coltivare la terra. Detto in altri termini, io ho soltanto l'usufrutto della terra, non il possesso della terra. La terra resta sempre di Dio. E questo è veramente un'indicazione, grande suggestione. Siamo lontani le mille miglia dal concetto di proprietà privata dell'Occidente, dal concetto di proprietà privata anche romano, Ius utendi et abutendi, di una realtà. Fare tutto quello che vuoi. Puoi anche devastarla, cosa che facciamo noi nel mondo del capitalismo occidentale, che ha ancora alla base questo concetto di proprietà privata, alla fine afferma talmente il diritto, che è poi temperato dalle legislazioni, per fortuna, dalle legislazioni degli stati, per cui certi attacchi violenti allo statalismo devono essere presi con una certa cautela, perché se c'è l'eccesso dello statalismo, però c'è la funzione anche comunitaria che lo Stato deve esercitare, però c'è sotteso sempre quell'idea che comunque è un possesso tuo, tu puoi fare quello che vuoi, puoi devastare nella maniera anche più assurda, e abbiamo purtroppo davanti ai nostri occhi una terra così devastata proprio perché questo diritto di proprietà è un diritto di proprietà cieco, quasi. Ho detto, per fortuna temperato dagli stati, dalle legislazioni statuali. Ecco, nell'interno di Israele invece si ricorda, ed ecco allora la seconda nota, nessuno di voi danneggi il fratello, ma temete il vostro Dio, perché io sono il Signore vostro Dio. Sopra c'è sempre, vedete, una moralità ulteriore che s'accende. Nella normativa giuridica c'è un suggello ideale. Certo, noi diremo è un suggello sacrale, però anche un modo per far sì che non esista la bieca legge economica. Passiamo ad una terzo paragrafo. Il terzo paragrafo è quello dei versetti 18-22. Questo ci fermeremo un po' di più, anche se l'abbiamo già un po' spiegato l'ultima volta, ed è quello che riguarda il maggese, come si suol dire in italiano. Il maggese è un termine italiano un po' raro adesso, il vocabolario italiano usato normalmente semplifica sempre di più, che voleva dire due cose in realtà: o l'aratura nel mese di maggio, questo era il significato di partenza, oppure il tener incolto un terreno, quello che gli inglesi dicono col verbo to fallow. Ora, questa operazione di tenere incolto il terreno è una cosa che a prima vista sembra essere remotissima da noi. In realtà, e sembra anche un po' assurda, vi dicevo già che probabilmente qui si discute tra gli studiosi per vedere se questo anno giubilare coincidesse in realtà col 49esimo e non fosse un anno, cioè col settimo anno sabbatico, perché la norma del riposo della terra era anche imposta per l'anno sabbatico, quindi ogni 7 anni. Se l'anno giubilare fosse il 50esimo, come sembra, per 2 anni di seguito non si doveva coltivare la terra, cosa che sembra un po' improbabile, per cui forse, anche se il giubileo è considerato il 50esimo anno, però il riposo della terra era aggregato all'anno sabbatico. Questa norma è una norma sensatissima dal punto di vista agrario. E voi direte perché? Ma è ovvio, perché ci troviamo in presenza di terreni poverissimi, di terreni che se sono troppo sfruttati vanno a deserto. Devi cercare perciò di far riposare la terra, di fare in modo che per un anno debba tu vivere dei prodotti precedenti per poter avere ancora prodotti successivi. Ha quindi una sua logica, una logica acuta se si vuole, è documentata anche nell'antico vicino Oriente. Certo, io non so, qualche 3 settimane fa passavo attraverso la campagna di Sarni e mi dicevano Sarno e mi dicevano che quel pezzo di campagna, purtroppo dicevano, mi diceva chi viaggiava con me in auto, mi diceva purtroppo è tutto dominato dalla camorra, e questo è un terreno però
preziosissimo, è un terreno fecondissimo, tant'è vero che si possono fare coltivazioni, due o tre raccolti l'anno. Ed è l'esatto contrario della norma del Maggese. Il Maggese ha bisogno di diradare le coltivazioni per poter far sì che tutti abbiano il loro raccolto. Ecco, che cosa significhi però questa norma? Prima ascoltiamo il testo. Metterete in pratica le mie leggi, si dice al versetto 18 al 22, e osserverete le mie prescrizioni, le adempirete e abiterete il paese tranquilli. La terra produrrà frutti, voi ne mangerete a sazietà e vi abiterete tranquilli. Se dite, che mangeremo il settimo anno se non semineremo e non raccoglieremo i nostri prodotti? Io disporrò in vostro favore un raccolto abbondante per il sesto anno. Ed esso vi darà frutti per 3 anni. L'ottavo anno seminerete e consumerete il vecchio raccolto fino al nono anno. Mangerete il raccolto vecchio finché venga il nuovo. Ecco, al di là di questa indicazione che ho detto molto concreta, qui per un momento io allargherei il discorso, allargherei un po' il respiro del testo alla concezione della terra nell'interno della Bibbia. Il rapporto con la terra. Naturalmente su questo si potrebbe fare una conferenza a parte, la dovrò fare, mi pare, fra qualche mese, ho in mente proprio una conferenza proprio solo sulla terra, sul valore della terra, non so più dove, se in Italia o all'estero. E questa conferenza credo che meriti in realtà uno spazio consistente, perché se c'è una religione terrena, è proprio la religione biblica, anzi direi meglio, una religione terrestre, profondamente terrestre. Io voglio farvi notare soltanto alcuni elementi riguardanti la terra. Primo elemento, che sono anche un po' impliciti qui, è il riconoscimento della signoria divina sulla terra. Per cui, lo dicevamo anche l'ultima volta, i doni che vengono offerti sono doni divini. È vero, c'è il lavoro dell'uomo, però se non ci fosse l'acqua, se non ci fosse l'humus, se non ci fossero le stagioni. Ecco quindi il riconoscimento di essere nelle mani di Dio. C'è una bella frase, mi viene in mente una bella frase di Kazantzakis, questo scrittore greco diventato famoso in realtà non per il suo romanzo, ma per l'uso che del suo romanzo è stato fatto in un film molto discusso, che è l'ultima tentazione di Gesù, l'ultima tentazione di Cristo, quindi Martin Scorsese, mentre il romanzo è un romanzo di forte spiritualità, perché questo greco era un credente, un romanzo fluviale peraltro, ha nell'interno di uno dei suoi scritti questa frase, rivolta alla natura. La frase è una domanda e una risposta. Parlami di Dio, disse al mandorlo, e il mandorlo fiorì. Ecco il modo per riuscire a comprendere che esiste una presenza trascendente nella natura, il fiore, cioè anche quegli elementi che a prima vista resterebbero anche inutili, che si presentano in tutto il loro splendore e che sono una scoperta sempre continua. Ecco, la concezione, cioè, della natura come una realtà non umana, anche se coinvolge l'uomo. La natura ha in sé qualcosa di più, la creazione. Tant'è vero che nella Bibbia l'uomo viene connesso profondamente alla terra. Si chiama Adam, e la terra si chiama Adamà, e la radice è il colore rossiccio. Color ocra della terra palestinese, soprattutto. Difatti il punto di partenza è lì. Quindi noi abbiamo un legame profondo con la terra, ma proprio per questo legame, noi l'abbiamo, ma è costituito da un altro. Non siamo noi a fare la terra, siamo noi che siamo connessi alla terra perché abbiamo l'unico creatore. Ed è per questo motivo che allora si usa nei confronti della terra, tante volte nella Bibbia, si usano degli antropomorfismi. C'è Geremia, per esempio, che chiama la terra, terra di Israele in questo caso, la invoca come una persona. O terra, 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 ripete per 3 volte, Eretz in ebraico, sentendola come una persona.
E abbiamo anche in questo caso col riposo della terra. Non abbiamo forse un antropomorfismo? Cioè non è considerata come se fosse una persona? Diciamolo in un'altra maniera. Cosa fa la terra il settimo anno del giubileo? Quando riposa, fa il suo sabato. Celebra anch'essa come una persona la sua lode a Dio, riposando, preoccupandosi soltanto di affidarsi alle mani di Dio. Secondo tema che possiamo sviluppare. La terra perciò è guardata con un occhio, vedete, un po' stupito. È guardata non semplicemente come uno strumento da lavorare. Noi non abbiamo più questo senso, l'abbiamo rarissimo, il senso dello stupore. Bene o male l'abbiamo quando andiamo d'estate in vacanza. E allora di fronte a qualche paesaggio diverso, qualche reazione pure scatta. Ma noi uomini ormai industriali, uomini della città, non abbiamo più quel senso che invece ha il contadino, quel senso che Gesù riflette in maniera straordinaria nelle sue parabole. Egli sente, ricordate la parabola del contadino che guarda i germogli del fico e capisce che l'estate è vicina. Ecco, questo senso noi non ce l'abbiamo più. Mi viene, vorrei adesso citare per sollevare un po' lo spirito anche in questa nostra riflessione, vorrei, perché mi è capitato tra le mani proprio stamattina, un libretto che mi aveva mandato tempo fa un vecchio, un anziano scrittore romano, Marcello Camilucci, che è dell'età di mio padre, del 1910, il quale mi ha mandato un libretto che indirizzava agli amici, intitolato Un'idea di bestiario, e fa sfilare davanti agli occhi tutta una serie di animali affermando, sostenendo che gli animali hanno il senso del sacro più forte del nostro. Ed egli a un certo momento arriva a parlare della mucca e la descrive nella maniera con gli occhi di un turista o comunque di un viaggiatore frenetico che sta andando in Svizzera. E ha semplicemente questa nota riguardante la sua definizione della mucca divertente. Arcaico distributore di latte che si conserva per fedeltà folcloristica unicamente in alcune zone montane del confine italo-svizzero per la complicità del cacao. Questa rappresentazione, in realtà paradossale, però mostra come noi non riusciamo più, facciamo fatica a sentire proprio questa sororità con la natura che il giubileo dovrebbe invece riportare, facendo celebrare il sabato anche la natura. E da ultimo, bisogna ricordare che questa norma riguardante il riposo è nel capitolo 25esimo stesso, al versetto 6, quando si parla dell'anno sabbatico, in cui la terra riposa, e quindi vale anche per il giubileo, si ricorda la funzione anche sociale. Non soltanto tutte quelle note teologico-psicologiche che abbiamo fatto finora, ma anche la funzione sociale. E voi direte, come mai, ascoltiamo, versetto 6 del capitolo 25esimo, tra l'altro ribadito anche altrove nella Bibbia. Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, al tuo schiavo, alla tua schiava, al tuo bracciante, al forestiero che è presso di te, anche al tuo bestiame, agli animali che sono nel tuo paese, servirà di nutrimento quanto essa produrrà. Questa indicazione serve a tutti. Tutti possono usare i frutti della terra, così come sono prodotti spontaneamente. Ma nel libro dell'Esodo, capitolo 23, versetto 11, si continua e si dice: «Ne mangeranno gli indigenti del tuo popolo, e ciò che lasceranno sarà divorato dalle bestie della campagna, persino le bestie selvatiche». Cioè i terreni sono aperti a tutti, anche i poveri possono andare. Voi sapete che c'era già una normativa per i poveri anche quando si faceva la coltivazione. Ricordate il libro di Ruth, la spigolatrice. Lasciare qualcosa da racimolare. Dall'altra parte invece col giubileo si apre, e con l'anno sabbatico si apre veramente tutta la terra a tutti, perché tutti possano per un momento essere affidati alle mani di Dio, e tutti provare, i ricchi provare un po' di più la fatica del trovare poco cibo, e gli altri invece averne normalmente quando invece
quando gli altri stanno bene, devono invece fare un'estrema fatica nel riacquistarle. Motivo certamente, se volete, un po' ideale, un po' utopico certamente, però sicuramente con un suo valore. E qui a questo proposito vorrei, e concludo questo commento un po' prolungato che abbiamo dedicato alla Terra, ricordandovi che sotto sotto, per chi legge la Bibbia con una certa attenzione e che ha una certa conoscenza anche dei passi paralleli, dovrebbe venire in mente un altro passo. Un altro evento della Bibbia, dove anche lì si verifica la stessa vicenda per cui al sabato non si ha quella realtà. Ed è la storia del capitolo 16 dell'Esodo riguardante la manna. Se ricordate, la manna veniva data al sesto giorno in doppia razione, perché ci fosse il riposo del settimo giorno, non ci fosse neppure la possibilità di arraffare, di andare a cercare la manna sulla terra, veniva già data il giorno prima. Vedete che l'autore probabilmente ha anche in mente questo, dato che la terra è dono di Dio, è in pratica la manna continua che Dio ci dona. E vorrei anche aggiungere in appendice un'ultima notazione, quasi ai margini. Se è vero che non bisogna il settimo anno lavorare la terra, che cosa si fa? Ma sì, si riposa. E la Bibbia, voi sapete, voi tanto disprezzate questi orientali che lavorano poco, perché a parte il fatto che se voi provaste a vivere là con quel tipo di clima, non so fino a che punto sareste più capaci di lavorare degli arabi o degli indiani. Ma al di là di tutto questo, c'è però anche nell'interno del riposo, e quindi del riposo sabbatico, e quindi della domenica, anche del riposo della domenica, un elemento fortemente simbolico e positivo. La quiete, la capacità di contemplazione. Nella Bibbia, menuchà, riposo, è un concetto positivo. È la descrizione del paradiso. Ad acque di riposo tu mi conduci, non vuol dire acque riposanti, quiete, ma vuol dire proprio le acque paradisiache. È la grande requies, requiem aeternam, cioè quel grande riposo che è cantato tra l'altro in due capitoli splendidi, difficili, della omelia, che quella omelia che è la lettera agli ebrei, il capitolo terzo e il capitolo quarto. Io ho avuto occasione di ricordare tempo fa quello che a me impressionava tanto quando nella vecchia Damasco, quando Damasco ancora non era quella città adesso molto tumultuosa, cresciuta, quindi risalgo a 25-30 anni fa, quando andavo le prime volte a Damasco, e vedevo che cosa accadeva alla sera, quando uscivano dai negozi, chiudevano i negozi, uscivano dalle officine, dagli uffici, e lì c'erano lunghe file di macchine o anche gente che andava, poi quelli più vicini andavano a piedi, e salivano su un monte che domina tutta la città. E questa collina che sta sopra ha tutta una specie di grande viale, di grande cornice che sta sopra, che domina la città. E andavano tutti, salivano e si sedevano tutto lungo, c'era una fila immensa di persone sedute o per terra o anche portavano delle sedie. E sapete cosa andavano a fare? Certo, mangiavano anche qualcosa, ma stavano a vedere il tramonto. Una volta finito il tramonto, ritornavano in città. Ecco, questa capacità anche di sostare, di fermarsi contro la frenesia del lavoro. E certo, su questo io sono l'ultimo che devo parlare, perché anch'io, da questo punto di vista, non conosco sosta. E questo forse è un errore, anzi, è certamente un errore. Quarto elemento, il riscatto della terra, versetti 23-28. Cominciamo ad ascoltare il testo. Le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia e voi siete presso di me come forestieri e inquilini. Perciò in tutto il paese che avrete in possesso concederete il diritto di riscatto per quanto riguarda il suolo. Se il tuo fratello, divenuto povero, vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto,
verrà e riscatterà ciò che il fratello ha venduto. Se uno non ha chi possa fare il riscatto, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, conterà le annate passate dopo la vendita, restituirà al compratore il valore degli anni che ancora rimangono e rientrerà così in possesso del suo patrimonio. Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano al compratore fino all'anno del giubileo. Al giubileo il compratore uscirà e l'altro rientrerà in possesso del suo patrimonio. Come vedete, qui la normativa è un po' complessa. Ci sono più norme che riguardano elementi diversi. Subito ricordo ancora l'indicazione che vi ho dato prima: ciò che si vendono sono i raccolti, in realtà. Cominciamo con la prima nota, il versetto 23. Bellissima questa frase. Le terre non si possono vendere per sempre perché la terra è mia e voi siete sempre forestieri e inquilini per miei, dice il Signore. Ecco, questa espressione sono due termini tecnici, ebraici, giuridici, gerim e toshavim, cioè stranieri da una parte, forestieri, gerim e toshavim, inquilini. Ecco, quell'idea che non c'è mai uno che può dire qui è mio, sono io solo l'arbitro unico e definitivo. Casomai sei un inquilino, il padrone è un altro ed è sopra di te. Naturalmente tutto questo ci fa capire, questo tema, è tutto il tema, se volete, del pellegrinaggio. È il tema per cui gli ebrei si presentano sempre. Tutta la Bibbia è attraversata da un continuo viaggio. Gli ebrei si presentano sempre in marcia. Noi siamo stranieri e pellegrini come i nostri padri. Ripetono, come aveva detto Davide. Il distacco e non il possesso è la legge fondamentale. La terra è mia, dice il Signore. C'è un dinamismo di tipo escatologico, detto in altri termini, c'è la tensione a cercare sempre una patria che è oltre, a non rimanere aggrappati con le radici in questa terra, perché diversa è la nostra patria. E a questo proposito vorrei ricordarvi una bellissima frase di un mistico russo, Giovanni di Kronstadt, nato nel 1828 e morto nel 1908, il quale è vissuto sempre in questa isoletta, l'isoletta di Kronstadt, che si trovava fuori lungo l'estuario della Neva, San Pietroburgo, quasi nel mare, e lui ha sempre vissuto lì in una chiesa di Sant'Andrea, e ha scritto uno dei suoi libri più importanti di mistica, La mia vita in Cristo, e ha questa bella frase: che cos'è la nostra vita? È il cammino di un viandante. Appena raggiunto un certo luogo gli si aprono le porte, abbandona gli abiti da viaggio e il bastone da pellegrino ed entra finalmente a casa sua. Cioè, vedete, la casa sua è dopo, quando è finita la vita. Qui è sempre soltanto uno che viaggia con l'abito da pellegrino e col bastone. Tre modalità di riscatto dei terreni. Prima modalità, se io voglio entrare prima del giubileo in possesso della terra che io ho perso per ragioni diverse, come posso essere aiutato se non ho i soldi? Posso avere una via da percorrere, giuridicamente riconosciuta, l'avete sentita? È quella del versetto 25 del se il tuo fratello divenuto povero vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, cioè il suo parente più stretto, verrà a riscattare. È la legge del Goel, di cui abbiamo avuto occasione già altre volte di parlare. La legge del riscattatore. Il parente più prossimo che ha dei beni si deve sentire obbligato ad aiutare il fratello, a dare soldi perché egli possa riavere prima del giubileo la sua terra e possa vivere meglio.
questo senso forte della famiglia, che noi abbiamo del tutto perso, naturalmente, questo senso della fraternità, diciamolo allora in maniera più moderna, il senso forte della solidarietà. Non è giusto che ci siano persone che, per ragioni diverse, non abbiano nulla e gli altri rimangano del tutto indifferenti, pur potendoli aiutare. Tra l'altro, non dimenticate che nell'interno della teologia neotestamentaria la redenzione di Cristo viene rappresentata con immagini che sono desunte dal Goel. Cristo è il nostro fratello più prossimo che ci redime. Redime dal male, dalla schiavitù in questo caso. Assumendosi su di sé il costo, il peso, la fatica, l'espiazione. Da egli siete stati salvati a caro prezzo, si legge nel Nuovo Testamento. Ecco, questa dichiarazione è proprio un rimando alla legge del Goel. Questa legge che appunto è la legge del Goel, si può tradurre redentore, che Dio ha cominciato a praticare lui per primo in Egitto, quando ha liberato Israele. E sapete come si dice in ebraico il verbo liberare? Si dice ovviamente Gaal. Goel Gaal. Vedete, la liberazione che è redenzione da parte di uno che si impegna per te. Secondo, ci sono anche nei versetti 26 e 27, non c'è bisogno di rileggere, quelli che invece possono riscattarsi il terreno perduto attraverso i propri mezzi. E qui si danno le indicazioni per una transazione economica normale. Ma terza norma, ed è questa quella più importante, quella un po' utopica, quella che era un po' la speranza di tutti, di chi non aveva il parente più stretto, il Goel, o il Goel che c'era, faceva finta, faceva orecchie da mercante, e secondo, quelli che non avevano i soldi, non avevano mezzi finanziari per fare questa transazione. Ecco, allora, il Giubileo, versetto 28, l'ultimo versetto. Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano al compratore, certo, fino all'anno del Giubileo però. Al Giubileo il compratore uscirà e l'altro rientrerà in possesso del suo patrimonio. Voi vedete che il Giubileo è per eccellenza la festa dei poveri, l'attesa dei poveri. Certo, da qui capite come con una norma, sentite quella frase finale, che per noi, soprattutto col senso della proprietà privata che abbiamo, è durissima, perché si dice, l'altro, il compratore, uscirà, se ne deve andare, ha tutti i diritti, aveva acquisito, per noi sarebbe inconcepibile, no, deve uscire, perché è l'anno del Giubileo, e l'altro, colui che aveva perso, che non ha soldi, che non ha il Goel, vedete che si mettono anche però delle precise condizioni. Se tu hai un Goel, se tu hai soldi, non devi giocare, speculare sul Giubileo. Quinto paragrafo. E qui abbiamo un altro tema, un tema curioso, moderno per certi versi. Cercheremo di dirlo in che maniera è moderno, anche se a prima vista sembra essere distante. Il riscatto delle case. Versetti 29-34. Ovviamente questa legislazione è una legislazione sedentaria, riguarda l'urbanizzazione, riguarda delle comunità che vivono in città. Leggiamo il testo. Se uno vende una casa abitabile in una città recinta di mura, ha diritto al riscatto fino allo scadere dell'anno della vendita. Il suo diritto di riscatto durerà un anno intero. Ma se quella casa posta in una città recinta di mura non è riscattata prima dello scadere di un intero anno, rimarrà sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti. Il compratore non sarà tenuto a uscire al Giubileo. Però le case dei villaggi non attorniati da mura vanno considerate come parte dei fondi campestri. Potranno essere riscattate e al Giubileo il compratore dovrà uscire. Quanto alle città dei Leviti, alle case che essi vi possederanno, i Leviti avranno il diritto perenne di riscatto.
Se chi riscatta un levite in occasione del giubileo, il compratore uscirà dalla casa comprata nella città levitica, perché le case delle città levitiche sono loro proprietà, in mezzo agli israeliti. Neppure campi situati nei dintorni delle città levitiche si potranno vendere perché sono loro proprietà perenne. Sostanzialmente abbiamo tre norme. La prima, che riguarda le case edificate in città. Secondo, le case di campagna, le case coloniche. Terzo, le case dei leviti. Riscattate, riscattabili in qualsiasi momento, come avete sentito. La legislazione è a favore dei leviti, perché ovviamente chi ha fatto le legislazioni erano i preti, i sacerdoti, che avevano tutto interesse a tutelare e fare la legge più favorevole nei loro confronti. Questo interesse di categoria si spiega anche col fatto che voi sapete che i sacerdoti non possedevano, i leviti non possedevano una terra propria tribale, ma erano disseminati in alcune città, avevano delle residenze in alcune città. Quindi abbiamo una normativa abbastanza complessa, che adesso non è il caso di stare a spiegare, che però, come per i campi, fa in modo che ci sia la possibilità di un riscatto della terra, ma della casa, ma ci sia poi sempre all'orizzonte quella specie di valvola di sicurezza che è il giubileo, per permettere a tutti di poter avere alla fine una casa, almeno per un certo periodo, di poter ancora riacquistare questo bene. Questo non è un bene in realtà che l'orientale sente come lo sentiamo noi. Però vedete, dato che questa è una norma, io ho sottolineato all'inizio, sedentaria, siamo più o meno nella nostra situazione. Perché anche i nomadi, quando entrano nell'interno del ciclo di vita sedentario, anch'essi poi sentono quel legame profondo alla casa. E pensiamo allora che cosa significhi questo paragrafo, e come questo paragrafo, aggiornato ovviamente da non considerare con questa normativa, sia ancora da proporre per il nostro giubileo. Pensiamo al dramma della casa, non soltanto degli homeless degli Stati Uniti, dei senza casa anche nostri, che sono tanti, ma pensiamo anche soltanto ai problemi più concreti delle giovani coppie che non possono avere la casa, e pensiamo un po' a tutti i poveri, quei poveri che forse anche tante volte sono nomadi e preferiscono non avere la casa fissa, ma anche quelli che ormai da noi sono di meno, per fortuna, di quanto accade in altri grandi stati, pensiamo così all'India, anche gli Stati Uniti, come dicevo, che vivono completamente senza avere mai la possibilità di una casa, con tutto quello che essa comporta dal punto di vista simbolico, non soltanto materiale. Perché voi sapete che una casa non è soltanto un riparo dalla pioggia e dal freddo. La casa è anche l'intimità. La casa è un grembo in cui uno vive una sua esperienza profondamente privata e personale, vive una sua intimità. Ed è questo il dramma per cui la giovane coppia che deve convivere, per esempio, coi genitori anziani, evidentemente non è una soluzione questa, anche se è una soluzione pratica in qualche caso più che accettabile, non è però mai una soluzione umana, perché la casa diventa in qualche modo come il guscio nel quale la persona vive la sua identità. E a questo proposito vorrei ricordarvi una frase, un appello riguardante proprio i poveri che non hanno anche la casa e che si trovano magari vicino al Tempio del Signore. Giovanni Crisostomo, in una delle sue omelie sul Vangelo di Matteo, questo grande predicatore della Chiesa d'Oriente, diceva: vuoi onorare il corpo di Cristo? Non trascurarlo quando si trova nudo e senza casa. Non rendergli onore qui nel Tempio con stoffe di seta, per poi trascurarlo fuori, dove patisce freddo e nudità. E arriviamo all'ultimo paragrafo. Il più importante, forse, dal punto di vista della tensione umana, il riscatto delle persone. Sono i versetti 35-55.
È il brano, come vedete, il più esteso. Io non riesco probabilmente a leggerlo tutto, né tantomeno a commentarlo, forse lo riprenderemo un po' l'altra volta, ma comunque voglio soltanto farlo balenare in qualche aspetto ai vostri occhi, versetti 35-55. Il brano più esteso, più importante, più ricco. Esso riguarda la Geulah. Geulah, voi sentite ancora una volta il termine Gaal, a cui ho fatto riferimento prima. Goel, Gaal, Geulah, la liberazione, la libertà. La libertà, naturalmente, degli schiavi ebrei, in questo contesto molto circoscritto. La motivazione che viene portata, io ho detto che non leggo tutto il testo, ma vi invito a leggere tutto questa pagina, dato che ho già maliziosamente supposto che il Levitico non l'avete mai letto integralmente, almeno il capitolo 25esimo sì. Ebbene, provate ad ascoltare questi tre versetti che costellano questo paragrafo. Siamo nel versetto 38, prima di tutto. Io sono il Signore vostro Dio che vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per darvi il paese di Canaan, per essere il vostro Dio. Versetto 42. Poiché essi sono miei servi che io ho fatto uscire dal paese d'Egitto, non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. Versetto 55. Poiché gli israeliti sono miei servi, che io ho fatto uscire, miei servi, che ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore vostro Dio. Per tre volte si ricorda che gli ebrei erano un popolo schiavo liberato da Dio. Sono diventati liberi e quindi essi devono assolutamente avere sempre nell'interno, nell'imprinting diremmo, della loro esperienza umana e storica, il senso della libertà, il senso della liberazione dei fratelli. Anche se per ragioni diverse diventano servi, ricordati, non sono mai tuoi servi, sono miei servi, casomai, dice il Signore. La vendita come schiavi rompe in un certo senso la fraternità. Ascoltate per esempio il versetto 42 che è significativo. Essi sono i miei servi che io ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Non debbono essere venduti come si vendono gli schiavi. Questo versetto che abbiamo letto poco fa è significativo. Non debbono essere, vabbè, succederà qualcosa, diventeranno schiavi, ma non sono come gli schiavi degli altri popoli che tu puoi acquisire, naturalmente quella mentalità allora ancora imperfetta. Ma c'è, nell'interno di questa legislazione riguardante la libertà, una nota che vorrei fare e che probabilmente è quella soltanto che riesco a fare in maniera un po' più accurata e con la quale concludo, perché ormai siamo giunti al termine della nostra lettura. Se voi leggerete tutto il testo, vi accorgerete che c'è una forma particolare di schiavitù che viene indicata, surrettizia. Nel versetto 36, leggiamo il 35, se il tuo fratello che è presso di te cade in miseria ed è privo di mezzi, aiutalo come un forestiero inquilino perché possa vivere presso di te. Ricordati, tu sei forestiero inquilino di Dio, quindi tu diventi, consideri tuo fratello come un forestiero inquilino tuo. Non prendere da lui interessi né utili, ma temi il tuo Dio e fa vivere il tuo fratello presso di te. Qui si condanna. In ebraico poi lo si sente ancora di più con la terminologia tecnica ebraica giuridica, si condanna l'usura. Non, naturalmente gli interessi erano tutti proibiti, si diceva così in maniera un po' idealizzata, però in realtà si voleva condannare l'usura. Pensate che nell'interno della Mesopotamia, lo sappiamo da documentazione ineccepibile, i tassi di interesse erano costantemente tra un minimo assoluto, questo è un minimo piuttosto raro, del 17%,
ma veleggiavano normalmente verso il 50%. Quindi erano veramente tassi di usura. E l'usura era naturalmente un elemento che strangolava la vita di questi popoli, di queste comunità, soprattutto le comunità povere, creava questi squilibri assurdi. E allora ai nostri giorni, sentite, questo versetto potrebbe essere veramente un versetto giubilare attualissimo. Vorrei leggervi ora alcuni versi di un poeta a prima vista lontanissimo da questi temi, come Ezra Pound, questo poeta dalle vicende politiche un po' discutibili, se volete, ma anche grande poeta, bisogna riconoscere, un poeta difficile, peraltro, che ha dedicato, credo che sia forse l'unico poeta, che ha dedicato una poesia all'usura. E vorrei leggervi proprio alcuni versi, perché sono quasi il commento al nostro versetto 36 e a questo tema giubilare. Usura soffoca il figlio nel ventre, arresta il giovane amante e cede il letto a vecchio decrepito. Questo, com'è vera questa cosa, no, questi scambi sessuali che la donna viene costretta a fare perché questa violenza che l'usura comporta in sé, al di là della questione strettamente economica, una violenza sulla libertà, appunto, si frappone fra giovani sposi. Usura arrugginisce il cesello, usura arrugginisce arte e artigiano, tarla la tela nel telaio, si priva lo scalpello della pietra, non hai più la materia del lavoro, il tessitore del telaio, con l'usura la lana non giunge al mercato e le pecore non rendono. Peggio della peste è l'usura. Il giubileo che abbiamo esaminato finora, come vedete, con il suo realismo anche, è anche un appello, dicevo, di grande orizzonte, ma come avete sentito, non è poi un appello così remoto, è un appello profetico che parla anche ai nostri giorni. Grazie.